Abbiamo eseguito a Modena il primo trapianto di fegato da un donatore a cuore non battente, che è leggermente diverso dal donatore standard che si utilizza in Italia e in tutto il mondo, perché il fegato proviene da un donatore che ha avuto un arresto cardiaco e che non ha risposto alla rianimazione cardiopolmonare, per cui il processo di donazione è particolarmente complesso perché il fegato prelevato da questo donatore viene ricondizionato con una macchina a pressione e temperature controllate, affinché l'organo abbia una performance nel post-trapianto perfetta per il paziente che riceverà questo trapianto. Ovviamente questa è una frontiera importantissima, il numero di trapianti eseguiti in Italia non arriva a 20 con questa tecnica, questo è il primo a Modena, sono pochi centri che lo eseguono, ma la particolarità di questo trapianto sta nel fatto che coinvolge molti professionisti, chirurghi, infermieri, rianimatori e tutto il resto che fanno parte dell'equipe di prelievo e di trapianto, e sostanzialmente presuppone un lungo lavoro di terapia intensiva e di rianimazione sul donatore che, come dicevo prima, è un donatore che richiede moltissime energie da parte dei sanitari. È importante perché questo apre una grande frontiera e allarga il numero dei donatori sostanzialmente. Essenzialmente che è diciamo, sempre scarso, tra virgolette, per le esigenze dei pazienti che sono sempre di più e sempre più giovani, per cui dà una grande possibilità a questi pazienti, soprattutto ammalati di tumore o di cirrosi epatica, per poter avere in tempi meno lunghi un trapianto di fegato che nella resa e, diciamo, nei risultati finali è esattamente uguale al trapianto standard donatore cadavere.